Buonasera amici, benvenuti a Salottino Blues. Questo è il format Ticket to Ride, inventato di sana pianta dal mio ormai socio e caro amico Massimiliano, che lui è dietro le quinte che ci osserva. E con noi questa sera al Ticket to Ride abbiamo una musicista veramente fantastica, Silvia Marino, oppure Amarena, come preferisci? Amarena. Perfetto, come stai? Tutto bene, grazie, un saluto a tutti. Bene, bene. Senti, noi è un po' che ti seguiamo un po' sui social, perché tu sei molto presente sui social e abbiamo visto che stai facendo un grandissimo lavoro. Questo lavoro praticamente da dove nasce? Cioè, tu da dove inizi? Allora, io nasco come chitarrista di ambito rock, hard rock, ho suonato per diversi anni in giro con varie band, e sia di cover che di inediti, dopodiché finalmente ho deciso di intraprendere questa strada del mio percorso personale, insomma, di produzione di pezzi miei. Quindi scrivo i testi e anche li arrangio in collaborazione con Matteo Morandini, che produce insomma i pezzi. E ho iniziato questo percorso l'anno scorso e ho realizzato fino adesso 4 singoli. Il prossimo appunto uscirà in ottobre, intorno a metà di ottobre, quindi... Sì, esatto, è un progetto essenzialmente di ambito di genere rock, ma più nello specifico mi muovo nel pop punk, punk rock, che sappiamo essere abbastanza in rinascita in questo momento. Ecco, quindi ottimo. Questo. Tutta roba di nicchia, proprio. Sì, di nicchia, anche se devo dirti che poi con l'avvento della SED a Sanremo si sta un po' più espandendo il genere, anche se certo in Italia resta sempre ancora un po' confinato. Che tasto dolente l'Italia. Esatto. E quindi questo. Guarda, è un tasto dolente perché io con tutti quelli che sto intervistando in questo periodo, molti ragazzi giovani, molte band emergenti, tutti mi ripetono la stessa identica cosa: in Italia siamo tutti fermi, siamo completamente fermi, soprattutto quelli indipendenti. È una cosa tremenda. Sì, poi c'è un problema anche legato ai live, cioè in generale poca partecipazione, soprattutto per chi fa rock, purtroppo è un dato di fatto, adesso ci si muove tantissimo sui social, con l'online e lo streaming. Da una parte è bello perché tante nuove realtà possono emergere, però si perde un po' tutto quello che è il contatto con il pubblico. Sì, parecchio. Senti, quindi chitarrista, quindi le tue chitarre preferite? Allora, io ho iniziato con la chitarra acustica, quindi all'inizio proprio suonavo fingerstyle, finger picking, adoravo e adoro tuttora Tommy Emmanuel, che è uno dei miei chitarristi preferiti, e quindi ho studiato per 2 anni con l'acustica, dopodiché sono passata all'elettrica e lì ho iniziato con l'Ibanez, ho proseguito a studiare poi con l'Ibanez, perché comunque una chitarra con cui, vabbè, al di là del suono che tanti dicono l'Ibanez devi far metal per forza perché sennò con quei suoni acidi dove vai, però io soprattutto per quanto riguarda il manico con l'Ibanez mi sono sempre trovata molto meglio, perché sono dei manici molto scorrevoli che vanno molto bene per le mie mani piccole, e quindi sì, ho avuto 2 Ibanez e adesso sono passata a una Strato che però è di produzione casalinga, l'ha creata mio padre, che è un amante proprio della, sia appunto dell'alta fedeltà che della liuteria. Esatto, e quindi insomma, adesso appunto sono anche la Fender, le alterno, diciamo. Bene. Sì, beh, io ti ho fatto vedere perché anche a me piacciono tantissimo le Ibanez. Vabbè, questa è molto particolare, ha dei suoni veramente
pazzeschi. E poi vabbè, l'astrato, chi non ha un astrato in casa? Bisogna. È un po' come il prezzemolo in cucina, no? Guarda, esatto. Ci vuole, ci vuole. Bene, bello, bello. E sentimi, ma quindi Ibanez, strato, quindi il tuo chitarrista che ti ha ispirato di più nel cammino? Allora, tanti, perché per studio, ma il mio chitarrista del cuore è comunque Jimi Hendrix, cioè io da piccolina, io vivevo a Padova con i miei genitori e c'era un negozio, il 23, non so se lo conosci, sei mai stato là. No, comunque, di quelle parti conosco solo Piazzo. E lì appunto è stato questo primo incontro, questa folgorazione con un CD di Jimi Hendrix. E da lì appunto ho iniziato a ascoltarlo, amarlo, mi sono appassionata sempre di più anche al discorso dell'elettrica, infatti poi ho iniziato a prendere lezioni con l'elettrica. E poi però vari chitarristi, insomma, per stile così mi hanno ispirato, ho cercato un po' di studiare le varie tecniche da Van Halen, Paul Gilbert, tanti, però Hendrix rimane il chitarrista del cuore. Comunque. Sai che di Hendrix io ho fatto un video, perché qui a Salottino abbiamo iniziato proprio a parlare dei grandi musicisti blues sin dagli anni 20 e fino ad arrivare più o meno a oggi, e Hendrix ha fatto parte appunto di un piccolo mio intervento un lunedì sera, e studiandolo ho letto che lui la musica non la conosceva, cioè lui praticamente gli accordi li conosceva tramite colori. Questo è magia, eh? È magia, infatti è proprio questa una delle ragioni per cui Hendrix per me è così particolare, perché è un suonare distinto, cioè che ti parla proprio alla pancia. Anche altri chitarristi, no, uno dice Clapton, bravissimo, un chitarrista fenomenale, però Hendrix gli parla alla pancia, è qualcosa di diverso, un'altra cosa. È un'altra cosa, sì sì, certo che sì. Quindi a che età hai iniziato a suonare tu? Allora, guarda, io in realtà proprio per quanto riguarda la musica ho iniziato a suonare il pianoforte da piccola, a 7 anni, ho preso delle lezioni, dopodiché sono entrata in una scuola media musicale, a indirizzo musicale, quindi ho fatto 3 anni di pianoforte, volevo già fare la chitarra ma non c'erano posti, quindi non sono riuscita a entrare, quindi sempre vedevo questa cosa di suonare la chitarra come qualcosa di mitico, ecco. Poi finalmente verso i 15 anni mio padre ha acquistato una chitarra acustica e ho iniziato a provare a casa così a strimpellare un po' come tutti. Mi sono appassionata e ho deciso di iniziare a prendere lezioni a Padova con un insegnante che mi ha estradato verso il finger picking. Fantastico. Da lì poi ho continuato, ecco, a prendere lezioni, a fare un po' per i fatti miei, approfondire dai tutorial. Bene, 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 bellissima questa cosa. Beh, insomma, il pianoforte comunque è una base incredibile sotto, eh? Hai una base musicale veramente forte. Studi a pianoforte, per quanto conosco io tanti miei amici ex tastieristi che hanno suonato con me e hanno fatto appunto la scuola di pianoforte. La scuola di pianoforte è veramente dura, cioè è molto quadrata. La chitarra è molto più soft, nel senso che non è che è semplice, perché io ho fatto 5 anni da maestro di chitarra, è abbastanza complicato, però il pianoforte, cioè, è veramente forte, cioè, partire proprio dalla classica, perché i maggiori maestri iniziano proprio a insegnarti la classica, no, pianoforte, quindi sì, soprattutto per l'impostazione della mano, poi comunque ti dà una base di armonia, che questo ti serve molto quando poi devi comporre, perché quando devi comporre l'armonia poi è alla base un po' di tutto. Infatti ho un caro amico, Umberto Ronco, che ha un canale anche lui ed è un maestro di musica, lui ha studiato pianoforte, ma è un chitarrista pazzesco, e anche lui mi diceva la tua stessa identica cosa, cioè ti dà proprio quell'impostazione proprio per comporre, è importante. Infatti noi chitarristi siamo un po' delle ciofeghine, solo chitarristi siamo un po' delle ciofeghine, queste cose. Più che altro con la lettura dello spartito, quello sì. Brava. Siamo molto in accademia, pigri. La lettura dello spartito era sempre la lezione proprio. Eh sì, invece noi chitarristi siamo un po' pigri, scegliamo le strade più facili, no? Le tab, le strade più veloci, più facili. E vabbè, ci sta anche quello. Sentimi, e quindi la tua tournée in questo momento come si sta svolgendo?
Allora, guarda, al momento sono in fase solo di produzione, quindi stiamo lavorando in studio sulla registrazione dei pezzi, abbiamo lavorato tanto quest'estate sulla proprio buttare giù nuove idee, arrangiare nuovi pezzi. E partiremo con l'anno prossimo, tra dicembre insomma gennaio, organizzarci per i live, perché comunque l'idea è sempre di cercare di portare questi pezzi fuori, quindi non limitarsi solo all'online, allo streaming, alla pubblicità sui social, che purtroppo ormai è diventata essenziale, non se ne può fare a meno. Però ecco, l'idea è quella. Però al momento stiamo fermi, ecco, su questa produzione. Fermi per modo di dire, perché quest'estate in realtà abbiamo lavorato veramente, abbiamo trottato tantissimo. Sì, sì, immagino, perché so benissimo di cosa si tratta. È faticoso, cioè, mettere in mezzo tutti i pezzettini del puzzle per organizzare la vita sociale, quindi, e la vita lavorativa, musicale, è molto impegnativo. Poi se ci mettiamo anche la tournée, come il tuo caso, diventa ancora più complicato e complesso. Però vedo che voi giovani siete veramente dei treni, quando entrate veramente in quel mondo lì non vi fermate, siete veramente pazzeschi. Mi piacete tanto per questo, forse noi, la mia era un po' più pigrotta, nel senso, io negli anni 80 si andava a suonare fuori, punto, fine, però negli anni 80 si suonava tanto fuori. Quindi durante la settimana sala prove, si provava tantissimo, quindi ti volava via un fracco di tempo nelle prove, e poi sabato e domenica si suonava fuori, non c'era tanto da fare. Mentre invece oggi probabilmente questa cosa qui di suonare un po' poco fuori, bisogna cercare altre strade, no? come fate voi, insomma. Sì, sai, è un po' un problema anche legato, io mi accorgo, io vivo a Roma, comunque uno dice beh, a Roma comunque saranno tantissimi eventi, però è un problema anche legato alla partecipazione. Obiettivamente tra i giovani non ci sono tanti poi partecipanti quando uno va alle fiere, concerti, soprattutto, ripeto, per l'ambito rock. Che è una domanda che faccio a parecchi, l'ho fatta anche ieri sera a uno che è di Roma, un bluesman che è lì a Roma, Royce Carolus, gli ho fatto la stessa domanda. I social che voi fate, eccetera, eccetera, ma i talent? I talent, che dirti, io... Da un lato sì, è un modo per, come un altro, per farsi conoscere e quindi ampliare la cerchia poi degli ascoltatori, però si tratta veramente poi di, come dire, non voglio dire vendersi al sistema perché non è quello, però la musica va in secondo piano e va avanti solo l'idea del personaggio, del crearsi, ecco, il personaggio e buttare fuori tutta la tua vita così. Perché farlo se non... meglio farlo con le proprie opere, no? Tramite, sì, piuttosto che con le discussioni. Però sì, ormai è così, uno prende atto della situazione, quella è. E i talent purtroppo da una parte diciamo che aiutano un attimino alcuni a venirne fuori, ma la maggior parte sono tra virgolette meteore, cioè esplodono lì nel talent e poi svaniscono, sfumano, perché poi appunto non hanno una base sotto, no? Se non quella di fare un po' di spettacolo davanti alle telecamere, ma poi di sostanza non sono musicisti veri. E quindi poi spariscono, infatti quelli che arrivano terzi, quarti, secondi, poi proprio neanche più ci ricordiamo il nome. Sai, molti comunque sono bravi, comunque mi capita di fare un po', guardare ogni tanto. Poi però ci vuole tutto un sistema che ti supporta, è sempre la solita storia, cioè uno può essere bravissimo, ma se non hai alle spalle un sistema che ti supporta, comunque non vai da nessuna parte, cioè non fai più di quel tot di ascolti. Sì, io infatti ho in agenda una bravissima ragazza che suona e canta, è veramente brava, e mi sembra che ha vinto The Voice, e mi diceva, guarda, sì, vinto lì, però oltre non siamo più andati, perché poi spente le telecamere mi hanno abbandonato tutti. E io ho dovuto fare, adesso lei ha fatto già il terzo album, quindi ha già inciso il terzo CD, fa però tutto sulle mie forze, tutto sulle mie spalle, perché loro una volta che si spengono le telecamere
si dimenticano, cioè proprio per loro è finito tutto. Sono già avanti per il prossimo spettacolo, per il prossimo talent, tu non sei più nessuno. Giustamente lei dice: non è che io volevo essere presa per mano e accompagnata nel mondo, però così non pensavo, cioè proprio totalmente abbandonata. Ed è brava, cioè le fa metal, è molto brava. È un peccato queste cose qua, perché poi insomma lo trovo io personalmente ingiusto, cioè, nel momento in cui un adesso faccio un nome, Morgan, che fa vincere un personaggio come ai tempi fu Mengoni, e poi arrivare a litigare, a non parlarsi più e abbandonarlo. Mengoni è stato bravissimo a diventare quello che è diventato, però non lo trovo corretto, cioè una volta che tu lo fai vincere, che dalla tua squadra lo fai vincere, ma seguilo almeno per un po' di tempo, cioè introducilo bene nel mondo della musica, perché comunque non è solo vincere quella sera, e poi dopo il mondo è ampio, quello della musica, no? E quindi i talent, come hai detto tu giustamente, è un po' una lama a doppio taglio. Sì. Quindi, la tua attrezzatura, anche questa è una domanda che mi piace parlare, digitale o analogica? Allora, guarda, io in realtà anche lì utilizzo pedali custom costruiti da mio padre. Lui mi ha accompagnato in tutto il percorso musicale, insomma, dall'inizio, da quando da piccola mi faceva ascoltare la New Wave anni 80, i grandi classici, eccetera, fino a poi costruirmi gli strumenti, supportarmi, insomma, nelle varie fasi. Quindi io uso essenzialmente dei pedalini, un distorsore che simula il Procorat. Poi mi ha modificato un pedale Metal Zone, anche lì, quindi mi ha creato appunto un'altra distorsione potentissima, perché poi io adoro queste distorsioni belle forti, piene. E poi vabbè, i classici Boss, i Super Distortion, quei pedali là, insomma, come attrezzatura, questo è quello che uso. Ecco, tuo padre è già diventato un mio idolo, cioè, sì, no, cioè, grandissimo. Ha costruito una chitarra, cioè, per me è il top. Sì, calcola che lui poi, da quando ho iniziato a fare musica, proprio a registrarmi tra i 18 e i 19 anni, mi ha fornito tutta l'attrezzatura, computer, allora fantastico. Devi utilizzare per registrarti Reaper, io ho iniziato con Reaper a registrarmi, a fare la mia musica, che poi facevo cantare da un'altra cantante. I pezzi miei adesso bellissimo. Me li faccio io, però il progetto è iniziato così. Alcuni pezzi, tra l'altro, ho iniziato già a recuperarli anche dalle vecchie produzioni. Brava, fatto bene. Questo come attrezzatura. Bellissima questa cosa, veramente molto molto bella. Quindi il tuo futuro in questo momento come lo stai progettando? Allora, io calcolo di mantenermi sempre nell'ambito appunto del pop punk, del punk rock, perché secondo me c'è una possibilità di allargare un po' gli orizzonti. Vedo che ci sono tutta una serie di festival che vengono anche organizzati, e quindi movimento, quindi mi manterrò all'interno di quest'alveo. In Italia? Sì, in Italia. In Italia io faccio pezzi in italiano e gli ultimi singoli, che sono appunto Gioco Facile, è uscito il 10 maggio. Bellissimo. E appunto si mantiene sempre nel pop punk. E poi anche Verde Veleno, che era il precedente, che anche lì sono sonorità comunque rock, punk rock. E quindi l'idea è di mantenersi su questa tipologia di produzione. E Amarena dove nasce? Amarena, ecco, vedi, ritorniamo sempre là, perché anche quello l'ha scelto mio padre, quindi tutto ritorna. Fantastico. Sì, l'ha scelto lui, perché io ho detto: non voglio un nome in inglese, voglio un nome in italiano, perché faccio pezzi in italiano, è giusto, è inutile andare a scegliere. Quindi lui è Amarena, beh, caspita, Amarena, poi sai, c'è dentro un po' di amaro ma anche amore, insomma, Amarena ci sta. Fantastico, bellissimo tutta questa cosa, bello, mi piace. Sì, tuo papà è praticamente
il top in quality, veramente eccezionale. Sì. Non potevi avere miglior manager, se così vogliamo dire. Bravo. Fantastico. Bene, insomma, quindi tutto in Italia, vuoi rimanere qui? Questo mi fa molto piacere, perché quelli che ho intervistato, tantissimi mi hanno detto no, noi andremo all'estero, ma molti, veramente tanti, hanno detto guarda, io vado all'estero perché in Italia non riesco a sfondare. Cioè tu in Italia, rimango in Italia, vado avanti a fare il tour in Italia, fantastico, bravissima. Bene, ci voglio provare, dai. Coraggiosissima, io ti auguro veramente un grosso in bocca al lupo. E niente, noi ti seguiamo sempre e sui social, visto che sei un po' dappertutto, quindi sia su Facebook, su Spotify. Esatto, sul canale YouTube. Ok, perfetto, poi noi metteremo chiaramente in descrizione dove venirti a trovare, a sentire i tuoi brani, ma oltre a questi canali tu fisicamente anche produci CD? Oppure ancora è tutto roba su... No, mi mantengo con il digitale, okay. Anche perché ormai il metodo di fruizione, insomma, che va per la maggiore, al di là dei cultori proprio del... Esatto, se mai un domani tuo padre ti farà fare un vinile. Bravo, esatto, mi fa anche a me. Esatto, benissimo, mi ha fatto veramente piacere questa chiacchierata con te, Amarena, e ti auguro veramente un grandissimo in bocca al lupo. Salutami tuo papà, che per me ormai adesso faremo una piccola immaginetta qua di tuo papà. Una puntata solo con lui, guarda, ma non è mica una brutta idea, guarda, la metto in agenda, prima o poi lo chiameremo qui, perché mi ha incuriosito la bravura di tuo papà, insomma, modificare pedalini, fare le chitarre, questa cosa è interessantissima. Bene, noi ci salutiamo qui, Amarena, e alla prossima con tuo papà. Alla prossima, e mi raccomando, ascoltate il singolo nuovo a metà di ottobre, Reflux è il titolo. Bene amici, chiudiamo questa serata fantastica con Amarena, lunga vita al blues come sempre, e ciao Amarena, alla prossima. Ciao.